smantellata una fabbrica di detergenti igienizzanti prodotti senza alcuna regolamentazione o controllo per sfruttare l'emergenza della paura. La Guardia di Finanza ha sequestrato a San Giorgio a Cremano uno stabilimento di oltre 1000 metri quadrati utilizzati per la produzione clandestina. Le indagini sono partite dall'analisi di alcune inserzioni sospette sui social network. Ad attirare l'attenzione, un annuncio che pubblicizzava un prodotto dichiarato funzionale a disinfettare mascherine e superfici. Le Fiamme Gialle, dopo aver ricostruito la rete di vendita e individuato la fabbrica, hanno scoperto anche prodotti finiti pronti per essere messi in commercio. La titolare, una 41enne di Torre del Greco, è stata denunciata per frode in commercio, detenzione illecita di materiale infiammabile e per violazione del testo unico sull'ambiente.